E adesso, purtroppo, ecco a voi quei picciu dei farinei d'labrini. Scusa, ma giù che sei un gatto, io avevo detto che non ti ramai.
me sole, il piccio andrà, 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 di San Bernardo qui a Vauda Canavese, una bella festa? Proprio di sì, una bella festa. Sono 4 giorni di feste e vediamo che la gente ha risposto positivamente. Noi cerchiamo di investire soprattutto nel mangiare genuino del posto, poi offriamo la musica gratis ai nostri clienti ed è una bella cosa. Difatti un ricco menù a base di carne grigliate. Certo, non solo carne ma è grigliate, ma abbiamo anche il pesce e lo facciamo fresco e questo permette di avere una leggera differenza rispetto ad altre realtà. Musica per tutti i gusti, questa sera è Farinella Brigna, che qui in Canavese non si vedono da molto. Esattamente, abbiamo voluto tentare un percorso nuovo legato un po' alla comicità, eccetera. Il lunedì è riservato ai nostri affezionados del liscio e il sabato naturalmente moderno, i giovani che si scatenano. Quindi cerchiamo di coprire un po' a 360 gradi l'offerta musicale. Quindi per tutti i gusti, per quello che c'è tanta gente. Una Proloco sempre attiva. Sì, speriamo sempre di più, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare, ci sono nuove persone che ci aiutano, i giovani, dobbiamo adeguarci ai pagamenti nuovi, cose diciamo che fanno migliorare l'offerta globale. Qualcos'altro in cantiere?
Beh, noi abbiamo, questo è una chicca, un'anteprima, noi probabilmente festeggeremo un anniversario il prossimo anno e quindi faremo una festa tutta particolare, nei dettagli glielo dirò poi la prossima volta. Lasciamo la sorpresa per adesso. Grazie mille. Yes, but I like it, Bunet.